ragazze, allora in questo video volevo mostrarvi quali sono stati i prodotti che ho ricevuto per il Cosmoprof quest'anno. Quest'anno, a differenza degli altri anni, sono stata al Cosmoprof ben 2 giorni, sabato e domenica, e quindi praticamente i prodotti che normalmente ricevo in un giorno li ho dovuti moltiplicare per 2. Poi in realtà la domenica era il giorno di chiusura per la maggioranza dei padiglioni e quindi gli stand, pur di farsi fuori la roba, o la regolavano o comunque la mettevano veramente dei prezzi bassissimi. Differentemente dagli altri anni non ho altro modo di farvi il video se non di aver messo tutte le cose sul bancone della cucina e in modo da farveli vedere. Non mi voglio dilungare oltre perché ho veramente tantissime cose da farvi vedere. Poco alla volta inizierò a provare questi prodotti, a testarli e a parlarvene poco alla volta nei video. Se avete qualsiasi domanda o dubbio scrivetemi qua sotto e fatemi sapere in particolare quali prodotti preferite vengano recensiti prima. Partiamo subito con le cose che ho più vicino e man mano ci allontaniamo. Io vi dico solo che sono 2 metri di tavolo, quindi insomma ci metterò un po'. Allora, mia make-up sono state veramente super super gentili. Mi hanno lasciato da provare 2 rossetti matte a lunga tenuta. Io sto cercando di testare più rossetti matte possibili perché per il mio matrimonio, quindi ne sto provando veramente tantissimi. Mi piacevano moltissimo questi 2 colori appunto della mia make up, sono molto molto carini. In particolare mi hanno dato il 2,50 e il 2,48. Dopodiché mi hanno lasciato il loro rossetto False Fiber Lashes, che è quello appunto che all'interno ha delle fibre. Poi mi hanno lasciato la novità che portavano al Cosmoprof, ossia la BB Cream. È praticamente una cremina bianca che a contatto con la pelle assume, diciamo, il colore. Sono molto curiosa di provarla. E poi, molto carine, mi hanno lasciato una palette. Adesso non sto a tirarla fuori, comunque una mini palette dove all'interno andrò a mettere queste 4 cialline che mi hanno dato. In particolare mi hanno dato il 176, il 202, il 201 e il 173. Sono tutti colori molto neutri perché, appunto, vi ho detto che io mediamente mi truccavo abbastanza poco. Poi uno stand, questi non mi ricordo di dove fossero, spagnoli, che si chiama Delphi Makeup, mi ha fatto scegliere sempre un rossetto a lunga tenuta. Io ho voluto prendere questo qui che è doppio, diciamo il colore che più mi piace è questo. Questo è un pochino vira verso il violaceo, quindi non è molto nel mio stile, però appunto lo testerò assolutamente sempre per il matrimonio. Altra cosa fighissima che mi hanno provato in fiera e che appunto mi hanno regalato è della marca MAD, ed è praticamente un filler, lo chiamano, per le sopracciglia. Quindi all'interno è presente appunto questo, e secondo me questo, ecco, ve ne parlerò poi meglio. Dentro praticamente una polverina con delle fibre che vanno a ricordare il mio colore di sopracciglia e vanno messe appunto con questo applicatore. È una figata secondo me, ma ve ne parlerò meglio. Va praticamente a riempire le sopracciglia e l'effetto dura ben 24 ore, quindi ve ne parlerò assolutamente. Poi uno stand cinese, mi sono presa bene perché appunto erano cinesi, quindi abbiamo iniziato a parlare più o meno per quanto riuscivamo della Cina, e loro vendevano spugnette. Quindi in particolare mi hanno lasciato questa spugnetta a forma di macaron lilla, questa che sembra un rossetto ma in realtà è una spugna per il contorno occhi con anche lo specchietto, un'altra che invece è una spugnetta sempre a forma di rossetto ma non ha lo specchietto, e questo che invece serve per pulire i pennelli. Ve li testerò poi poco per volta perché veramente non riesco a, se no, andare oltre. La Vera mi ha invece lasciato una crema mani per cuticole, cuticole mani, all'olio d'oliva e alla camomilla da 75 ml, e un burro cacao. Ok, poi Mossa, che è una marca che effettivamente avevo già visto in giro ma non avevo provato nulla, mi ha lasciato, io ovviamente dicevo a tutti che mi stavo per sposare, quindi tutti mi hanno dato semplicemente maschere, robe insomma per il matrimonio. Questa era la novità ed è una maschera multiuso, può essere lasciata
per l'impacco della, per la notte, ho applicata qualche minuto e poi tolta, risciacquata, ed è appunto multivitaminico, cioè sia il lampone che non mi ricordo cos'altro. Comunque mossa, mi piace molto come azienda. Poi, questi erano nella Extraordinary Gallery, era una nuova azienda formata da fidanzato e fidanzata di Londra. Ci siamo poi fermate a parlare con la ragazza di Primark e tutto, insomma, del fatto che io amassi Londra, e loro facevano prodotti per i denti, quindi c'erano sia le striscette sbiancanti, sia, e questo mi piaceva molto, ho visto che una cosa simile viene venduta da Sephora, e sono praticamente delle mini dosi di un liquido sbiancante per i denti a base di carbone e olio di cocco. Quindi mi hanno omaggiato appunto del pacchettino che all'interno contiene 14 mini dosi, e poi mi ha voluto regalare anche questa pochettina, perché appunto mi ha detto che hanno fatto una collaborazione con Primark, e quindi mi ha lasciato questa pochettina rosa con il glitter stupenda. Poi Astra, sono stati dei grandi, mi hanno lasciato un sacco di cose, perché mi hanno lasciato diciamo un sacchettino con alcuni prodotti da provare. All'interno c'era questa spugnetta in silicone che non vedo l'ora di provare per mettere il fondotinta, il mascara curvante, diciamo la nuova linea, i prodotti nuovi che andavano a provare. Questo sono molto curiosa di provare, e mi mancava un illuminante in stick, un rossetto matte ed esattamente i colori, uno dei colori che mi piace da morire, un eyeliner nero, e io avevo quasi finito l'eyeliner nero, un matitone per occhi che poi andrò a vedere il colore, il 56, e uno smalto molto carino, anche se io ultimamente faccio il gel, quindi non utilizzo più lo smalto. Ovviamente poi vi farò un regalino, ovviamente organizzeremo un giveaway. Mi hanno poi regalato questi due cofanetti che mi piacciono tantissimo, mi ha detto: ma ti stanno in valigia? Sì, li faccio stare, con praticamente le nuove collezioni. Quindi qua andiamo a ritrovare questo cofanetto con all'interno l'highlighter, la terra illuminante, di nuovo lo stesso rossetto liquido che mi hanno dato prima, e di nuovo lo stesso smalto che mi hanno regalato. E l'altra palette con le altre novità contiene appunto all'interno due palette, ossia le due palette che andavano a presentare in fiera. Questa palette che si chiama Romance Palette, ce ne sono in realtà di tre tipi diversi, mi hanno dato la Romance, che appunto c'è l'illuminante, il blush e la terra, e poi invece questa splendida Temptation Palette di ombretti, ha dei colori veramente stupendi. Quindi Astra, devo dire, è stata molto molto gelosa. Poi, questi in realtà sono due prodotti singoli di due stand, non ho neanche ben capito cosa siano. Ok, questa è un'azienda coreana, e praticamente mi cercava di spiegare che è un prodotto top seller, oddio sta anche perdendo, quindi devo fare molta attenzione, ed è un liquido per i capelli. Io adesso poi poco alla volta vi dico, sono arrivata ieri sera tardissimo, ma ho mollato tutto qua sul tavolo della cucina, devo sgomberare in qualche modo, quindi ve ne parlerò poi sicuramente meglio. E questo che è anche sempre coreano, perché qua erano lo stand della Corea, questo la signora me l'ha praticamente, mentre passavo, tieni, tieni, tipo così. È fighissimo il packaging, perché è un tonico, tra l'altro di vetro, col tappo in legno, credo a base di qualche cosa, devo un attimino far studiare, un tonico, è tutto scritto in coreano ovviamente, un tonico a base di qualche loro frutto strano, perché vedo questa foto che non conosco, black bean ferment tomen, ah forse fagioli neri, tonico e fagioli neri, va bene. Poi quest'altra marca, che anche è stata molto molto carina, che si chiama Cookie Professional, mi ha dato questo kit, dove all'interno troviamo un'altra palette per il contouring, correttore illuminante, molto carino. Poi gli ho detto che appunto come rossetti utilizzavo i colori abbastanza neutri, nel senso era inutile che mi riempissero di rossetti rossi e fucsia che non utilizzo. Il mascara nero, ragazzi ho mascara penso per il resto della mia vita. Poi mi hanno dato liquid matte powder, polvere per le labbra, boh, poi lo scopriremo questo, che però vedo già che è un po' scuro per me. Poi matita labbra, allora aspettate, poi questo che è una pomata per le sopracciglia, questo sono curiosa. Questi tre che invece mi piacciono tantissimo, che sono sempre tre rossetti matte,
questo è un po' più rosato, gli altri due sono un po' più nude, e una matita nera. Il packaging molto molto carino. E questo era, mi sembra, nel padiglione 14, perché era dove c'erano tutti gli stand stranieri. Ho tra l'altro anche rispolverato un po' il mio inglese. Ok. Poi uno stand molto carino mi ha regalato, vabbè, un profumatore per l'armadio, un altro profumatore per l'armadio. Questo mini kit che all'interno contiene forbicine, insomma tutto il kit manicure, e poi questo specchietto da borsa molto carino. Poi la Gama, la marca Gama Professional, se ti iscrivevi sulla loro pagina Facebook, sulla loro newsletter, diciamo, dal sito, a chiunque regalavano un mini phone. E quindi io e mia sorella ci siamo iscritti sulla pagina Facebook e siamo poi andati a ritirare il mio phone. Non ve lo sto ad aprire comunque, insomma, la novità che presentavano. E in più mi hanno anche regalato lo spray rivitalizzante termico, e questo anche mi mancava quando utilizzo la piastra o il phone, almeno questo mi protegge. Poi un'altra marca che si chiamava Note, ed era turca mi sembra, mi ha regalato un kit con un rossetto rosso, una matita sopracciglia che penso vada bene per me, una matita labbra rosso scuro che non credo utilizzerò mai, e due fondotinta, uno scurissimo che credo mai potrò utilizzare in vita mia, e uno invece che mi sembra possa essere della mia tinta. Quindi questo. La Gauche mi ha regalato questo rossetto sempre liquid matte, giusto per, ormai la tendenza è del liquid matte a lunga durata, mi piaceva tantissimo la tinta, quindi gli ho chiesto se, potendo scegliere, mi poteva appunto dare la tinta che mi piaceva, ed è il numero, no, Christine Slot Omuwala, come nome, diciamo. Poi un'altra azienda, questi loro erano, non mi ricordo io dove fossero, mi sembra polacchi, che si chiama Annabel Minerals. Mi hanno lasciato queste tre size minerale, anche se devo dire che ormai secondo me il minerale è un po' passato di moda, ho visto veramente pochissimi. L'unica cosa di minerale che mi piace, ecco, l'ombretto no, ma mi piace molto invece il fondotinta minerale. E quindi sono state molto carine, perché sono messe lì a cercare il colore che andasse bene per me, e mi hanno lasciato appunto il Golden Fair e la Powder Pretty Matte, quindi credo una cipria. Carino anche il packaging. Poi, rimanendo in tema di make-up, la Vivienne Savoy mi ha dato l'intera collezione, ma non solo a me, perché dopo 5 minuti è andata anche mia sorella per chiedere se avevano qualche omaggina, gli ha lasciato il saccone con l'intera collezione. Non ve la sto a far vedere tutta perché sennò non finiamo più, ma sono tutti questi prodotti qua. Vi dico solo che ci sono 3, 6, 7 mascara, 8 mascara, solo 8 mascara, mi hanno lasciato in più eyeliner, insomma di tutto e di più, la BB cream, palette, tantissime cose. Poi anche la marca Belle mi ha lasciato un kit con all'interno due sempre rossetti, credo sempre lunga durata, lo scopriremo, questo è un fucsia per me immettibile, il fondotinta illuminante, dei campioncini sempre del fondotinta, un lucida labbra sull'arancione un po' brillantinato e un mini... Ah, questo è carino, un mini illuminante molto mini, quindi utile da portare quando si va in viaggio. Poi mi hanno lasciato, questo faceva parte del gruppo, non mi ricordo di che gruppo facesse parte, e mi hanno lasciato questo set in realtà da bambini di lucida labbra, burro cacao, quel set delle principesse che credo le regalerò alla mia collega che ha due bambine piccole. Poi, molto curiosa, vabbè, a parte un campione per fare la pipì da in piedi dalle donne, mi hanno regalato la coppetta mestruale della marca Alia Cup, che sono di Padova. Sono molto curiosa di provarla perché sento molte mie amiche che utilizzano la coppetta mestruale quando hanno il ciclo, e quindi sono veramente curiosa di provarla e testarla. Poi, uno stand turco mi ha ricoperto di salviette struccanti. La marca è Septona, ecco qua, mi hanno dato, vabbè, assorbenti,
un sacco di salviette struccanti e come si chiamano? Antibatteriche. Poi mi hanno dato anche il cotone, questo utilissimo, perché mi sposto un po' più qua, utilissimo perché sono quelli grandi che io utilizzo per l'acqua micellare, e poi vabbè, tantissime altre salviette e anche questi salviettine già imbevuto di acetone per togliere lo smalto. Poi dallo stand Dr. Ayushka mi hanno lasciato questi due kit, in realtà sono identici, con all'interno un mini mascara e uno stick per le labbra, molto utile il mini mascara per i viaggi, e una mini crema mani da non so quanti ml, 30 ml, quindi sempre da viaggio va benissimo. Poi Fabi mi hanno lasciato come al solito le mini tre taglie della nuova collezione. Poi questa marca mi è piaciuta moltissimo, sono stata un bel po' a parlare con la signora che era di Londra, parlava velocissimo inglese e quindi tipo ogni tanto io mi sono un po' persa in quello che mi diceva, però fondamentalmente ho capito che era tutto basato un po' sulla Ayurveda, Ayurvedica, e quindi mi ha lasciato un pochino l'intera collezione, ossia la crema giorno che mi mancava, un olio per il viso che capirò poi bene come utilizzare, una body lotion e l'esfoliante, quindi lo scrub per il viso, la marca appunto Urban Veda, molto molto interessante. Poi Apiarium, che ha marchio che adoro, mi ha lasciato il loro balsamo conditioner, questo qua, non riesco a capire la funzione. Poi quest'altra marca, ah no, sempre scusate, questo Urban Veda di prima, non ho capito che fosse lo stesso, sì, sempre Urban Veda, mi ha lasciato anche questo kit con un sacco di mini taglie. C'è appunto lo scrub, il body scrub, il bagno schiuma, la body lotion, un detergente viso e la crema viso, ma di un altro tipo, diciamo. Carino, non avevo capito che erano loro, pensavo fosse un altro. Ok, molto carino. Poi, questo abbiamo detto, Era mi ha lasciato il contorno viso e la contorno occhi e labbra super filler all'acido ialuronico, perché gli ho detto che avendo compiuto 30 anni devo iniziare un po' ad darci sotto con questo. Sono passata poi allo stand di Infinita Aloe, che erano sempre nella Extraordinary Gallery, e mi hanno lasciato la taglia piena della maschera per il viso e del contorno occhi. Vi parlerò poi bene di questa azienda, secondo me molto valida, perché il primo ingrediente per entrambi le creme è l'aloe, quindi non l'acqua. Poi azienda polacca mi hanno lasciato due dentifrici, uno al carbone e uno al cocco, molto interessanti. E poi questo gel che credo mai utilizzerò nella mia vita, però è molto carino il packaging perché era con l'unicorno ed è un gel appunto con tutti i glitter all'interno, quindi interessante. Poi la collab mi ha lasciato questo shampoo secco, io non ho provato mai shampoo secchi in vita mia, sono molto curiosa, e praticamente sono gli shampoo che, secchi che a Londra vendono da Boots. Alla fine poi appunto loro ne vendevano 2 per 5 euro, avessi avuto più spazio forse ne avrei anche comprati, non avevo veramente più spazio. Poi la Flormar mi ha lasciato, Florame non mi ha lasciato nulla, Florame, questa azienda molto interessante, non mi ricordo più di dove sono, Saint-Rémy de Provence, quindi Provenza, Francia, mi hanno lasciato questo shampoo all'olio essenziale di Lampone, deve essere buonissimo, e questo che secondo me è una cosa, una figata, ossia l'acqua acqua florale, diciamo, da spruzzare sul viso come coccola alla melissa. Questo nome da veramente l'ho riutilizzato, mi piace un casino. Poi sono passata allo stand Nakomi, che sono state molto carine, anche qui molto generose, e mi hanno lasciato il gel tipo una sorta di crema un pochino più estiva a base d'aloe. Anche qua il primo ingrediente è l'aloe comunque. Poi mi hanno lasciato scrub al mango,
Poi questo è uno dei prodotti che presentavano nuovi, la mousse rainbow, vedete ci sono tre colorazioni. Poi il body yogurt al succo d'ananas e infine un coffee scrub alla fragola. In realtà questi coffee scrub ce li ho ancora dall'anno scorso perché lo scrub io qui me lo faccio raramente, ma devo veramente iniziare a farlo. Poi, oddio, Nashi, molto carina la ragazza del marketing che è ritornata, insomma ce l'avevamo conosciuta anni fa, adesso è tornata in azienda. Mi ha regalato lo shampoo perché mi ero trovata veramente molto bene con lo shampoo. Poi mi ero iscritta anch'io sul sito, ho ritirato il mio kit con anche il profumo per i capelli che era la novità che presentavano al Cosmoprof, secondo me molto interessante, e mi ha poi lasciato ancora un campione della maschera. Poi Bioline mi ha lasciato, avevano preparato diciamo dei kit per le blogger, composto dalla protezione, crema viso e corpo, la protezione solare numero 30 e la crema per gambe leggere. Poi questo qua, anche la Elgon ogni anno è sempre molto molto generosa, avevano previsto appunto per le blogger un kit composto da shampoo per i capelli crespi, ricci o stirati, shampoo e balsamo. Poi la novità che portavano quest'anno, tutti gli stand erano molto sui prodotti anti pollution, quindi anti per l'inquinamento, combattere l'inquinamento, e questo praticamente è un nettare per i capelli da andare a mettere sui capelli asciutti o bagnati per appunto liberare i capelli dallo smog. E poi mi hanno dato due mini taglie, mini si fa per dire perché saranno da 100 ml di shampoo e credo balsamo, e in più se si faceva un gioco si vinceva un altro aiuto, no 50 ml, non... ah lo scrub, 50 ml comunque, non 100, ed è lo scrub pre-shampoo per i capelli. Poi un'altra marca, anche loro erano polacchi, il brand si chiama Barwa, ok, mi ha lasciato la crema viso da giorno più 30, perché c'era più 30, più 40, più 50. Il ragazzo non ci credeva, mi faceva i complimenti, diceva ma tu ne hai 20, non 30, invece no. Mi ha lasciato il body butter alla rosa, mi ha lasciato il shower oil, quindi l'olio da doccia all'oliva, e poi questo che deve essere molto interessante, un profumo per la casa, sempre credo alla rosa, è scritto tutto in polacco, però credo sia alla rosa. Ok. Altro brand molto molto interessante, loro erano della Nuova Zelanda, è stato molto carino il signore insomma che mi ha illustrato il tutto. Loro si chiamano Triumph and Disaster, credo che sia la marca, questa qua sotto, sono appunto della Nuova Zelanda. Mi ha lasciato da provare il face scrub, quindi lo scrub, che però è a base di argilla. Me l'ha provato sulla mano, e la crema viso, poi da andare ad accompagnare dopo, tra l'altro è gigantesca, non so da quanti ml sia, 100 ml, ok, quindi questa combo. Poi Body Boom, loro sono famosi per il coffee scrub, mi ha lasciato appunto un'altra busta di coffee scrub. Poi, altra azienda, secondo me molto interessante, loro tra l'altro sono qua vicino a Torino di Trofarello, quindi insomma mi sono intrattenuta a parlare con loro, mi hanno lasciato, loro hanno due linee, una un pochino più fighetta e l'altra un pochino più alla portata di tutte, la marca è Previa. Qui c'è praticamente un kit composto da shampoo, balsamo e, allora aspettate, dunque, latte idratante dopo colore, maschera e shampoo per appunto i capelli colorati, molto carino questo kit. Poi mi hanno lasciato una cera per appunto andare a sistemare i capelli quando magari ci sono i peletti, i nuovi capelli che stanno nascendo, e della loro appunto, questi due prodotti sono della linea un pochino più fighetta, PH Laboratories SRL, e mi hanno lasciato la lacca. Poi, altra azienda molto carina, loro si chiamano Purple Tree Skin Care e sono appunto inglesi, mi hanno lasciato questi tre
loro si chiamano Miracle Balm, sono dei balm, quindi dei burri miracolosi che si possono applicare sulle cuticole quando avete delle rossamenti, sulle labbra secche quando siete raffreddati, che avete il naso rossissimo, ed è all'anguria, me l'hanno lasciato, al mirtillo e al melograno, molto carini e hanno dei profumi pazzeschi. Poi la marca Glove, famosa appunto per il pannetto struccante, mi ha lasciato appunto il make up remover e poi delle mini, che hanno dei packaging stupendi. Questo è un diciamo da dito, diciamo lo struccante da dito, me ne hanno lasciati due con gli unicorni e quest'altro non ve lo so, idro de maquillage con gli unicorni, ma sono talmente belle queste cose che credo che non le utilizzerò mai per lui. Poi Human Plus Kind, come al solito loro sono irlandesi, li vado a trovare ogni anno, lui è sempre super super gentile, mi ha lasciato la novità di quest'anno che era lo scrub per il viso e la mousse da doccia alla fragola, era sempre una novità di quest'anno, e poi mi ha regalato ancora due burro cacao, uno al raspberry, cos'è già? Non mi ricordo cosa sia, raspberry e all'arancio. Poi sono andata a ritirare nell'Extraordinary Gallery la famosa terra Powderful, questa in realtà se ci si iscriveva si poteva andare a prendere con il pennello incorporato, qua non ho potuto scegliere il colore, non so se cambiasse la varietà di colore, ragazzi siamo quasi alla fine. Poi questa azienda, loro erano americani di Los Angeles, mi hanno lasciato l'azienda si chiama Regina C, non lo so ragazzi, forse Regina C, comunque ve la faccio vedere. Mi hanno lasciato contorno occhi e crema da giorno idratante con la, appunto un po' antirughe da 30 ml e poi questo che è un shampoo secco al carbone, loro dicevano che questo era il loro prodotto top che anche le attrici americane utilizzavano, ed è forte perché è solo da 15 grammi, quindi lo potete portare con voi in viaggio, quindi dicevano insomma questa è la loro novità. Poi forse ci siamo quasi. L'Alpha Path mi ha lasciato la novità di nuovo che portavano in fiera, ossia i cristalli liquidi e semi di lino per i capelli. Un'altra azienda passando mi ha lasciato questi elastici nel color whisky perché si rifacevano molto bene ai miei capelli. Infine Natura Siberica, ho avuto diciamo la fortuna di passare allo stand nel momento in cui stavano sbaraccando e c'era la mia amica Federica della Cosmetica Bio, dove trovate i prodotti Natura Siberica, quindi mi ha riempito di prodotti e mi ha lasciato loro usano molte bacche, molte cose che si trovano solo lì in Siberia, e mi ha lasciato il shower gel e lo shampoo e balsamo, sono giganteschi ragazzi, sono da mezzo litro l'uno, e poi mi ha lasciato il prodotto nuovo, diciamo il burro struccante, questo qua bianco, mi ha lasciato la body cream e infine mi ha lasciato tre scrub, in particolare la variante Wild Juniper, la variante Sauna SPA, Sauna Spa con lo zucchero, insomma sono tutti meravigliosi i loro scrub, ok, è un profumo buonissimo. Io devo dire, forse l'unica cosa, io ridurrei leggermente i packaging perché sono veramente giganteschi anche se stupendi, e questo che ve lo faccio troppo vedere perché è bellissimo, è un profumo meraviglioso, e quindi questi me li ha lasciati la mia amica Federica e la Siderica. Infine ragazze, ovviamente ho qua un saccone enorme con tutti i campioncini, quindi semplicemente tutte le
bustine che mi hanno lasciato, che vi tralascio, e poi in realtà qua dentro ho messo tutte le maschere che ho ricevuto. Ho ricevuto, le ho contate, sono 50 maschere. Va bene che mi sposo, però penso di non avere tempo materiale per fare tutte queste maschere. Ve ne faccio vedere alcune perché altrimenti non smettiamo più. Allora, questa era una marca, la maggioranza sono tutte coreane, quindi anche molto difficile poi cercare di ritrovare il nome della marca. Comunque queste qua. Queste molte hanno dei packaging super super carini. Molte sono per il viso, alcune sono per le labbra. Queste qua della Di Zhao, che sono famose. Questi qua erano nella Extraordinary Gallery. Poi, questa è fighissima, non l'avevo mai vista. Una maschera per le tette, ragazze. Per le tette. È troppo forte, si chiama She's Lab la marca, è sempre coreana. Poi tantissime altre maschere, ragazze, cioè questa è bellissima, quella, questa è della OK, qui questa, poi se volete insomma posso qui cerco di ritrovare alcuni nomi di maschere. La maggioranza comunque sono tutte idratanti, queste per le mani, Calendula, questa è della Perderma. La Perderma anche mi ha dato un sacco di maschere. Questa è la contorno occhi, questa è per le labbra. Insomma, ragazzi, ce ne sono veramente tantissime. Non sto a farvele vedere tutte perché sennò finiamo domani. Questa anche, che erano molto carine. Me ne hanno lasciate due. Questa mi ha lasciato dei patch per gli occhi. Questa qua per i piedi, questa che invece è la Biovenè ed è appunto invece una maschera normale nera. Vabbè, ma ci sono, ve li faccio vedere brevemente tutta la lumaca. Questa è una maschera di seta con la valeriana, questa era troppo carina, l'ho voluta troppo perché è una maschera doppia, cioè la possiamo fare sia io e il mio fidanzato contemporaneamente. Questa qua, e poi ancora questa con l'uovo, questa qua, e poi un po' di patch anche per il naso. Ok ragazze, io adesso devo lasciarvi, vi saluto perché devo andare a sistemare tutto questo casino. Vi farò poi un altro video, ovviamente molto molto più ristretto, con quelli che invece sono stati i miei acquisti del Cosmoprof, perché sì, ho anche comprato qualcosa. E niente, fatemi sapere qua sotto i vostri commenti cosa ne pensate e soprattutto quale prodotto volete vedere recensito maggiormente. Ci vediamo col prossimo video, un bacio, ciao!